Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è ricordato della sua alleanza. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà frutto buono viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo nella prima lettura il primo patto che Dio fa con Abramo, la prima alleanza. E Abramo si lamenta perché non vede realizzarsi le promesse di Dio. Dice: io sono vecchio, non ho eredi, uno straniero sarà il mio successore. E Dio lo consola. No, dice, uno discendente da te, un tuo discendente nato da te sarà il tuo erede. E io gli darò eredità, in eredità la terra. E Abramo è invitato a fare un'alleanza, secondo i tipi di alleanza del suo tempo. E allora prendi una giovenca, una capra, un ariete, una tortora, una colomba, tagliale a metà. E mentre si fa buio, mentre lui cade nel sonno, un braciere fumante e una fiaccola ardente vide passare in mezzo agli animali divisi. Era l'alleanza che Dio stabiliva con Abramo, suo servo. Vedete, questa alleanza è figura dell'ultima alleanza, quella che Dio farà attraverso il Figlio suo con noi, con l'umanità intera, non più con Israele, ma con tutta l'umanità. È quell'alleanza sancita da Gesù sulla croce e tra poco presente su questa mensa. Ogni volta che noi celebriamo, facciamo memoria di quell'alleanza si attualizza per noi e noi diventiamo partecipi dell'alleanza. C'è un particolare che mi incuriosisce. Quando tramontato il sole si era fatto buio, fitto, ecco un braciere fumante. E voi ricordate come l'Evangelista ricorda la morte di Gesù. Si fece buio su tutta la terra. È in questo buio nel quale cade l'umanità, nel quale vive l'umanità, che arriva la nuova alleanza, l'amore di Gesù che si dona per noi.
E Matteo nel Vangelo ci parla dei falsi profeti. È il problema di ogni comunità, cari fratelli. Al tempo degli apostoli, al tempo delle comunità primitive, i falsi profeti, al tempo di oggi. Quanti falsi profeti. Pensate tutta quella marea di contestazione a Papa Francesco. Falsi profeti. E da dove si riconoscono? Dai frutti. Semplice. I frutti buoni sono i frutti dell'amore. E chi invece divide la comunità con la falsità, con la critica, col giudizio, porta frutti cattivi, perché è quella l'opera del demonio. Il demonio divide, l'amore unisce. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Signore, Dio dell'universo.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera scritta dalla Beata Madre Speranza per la novena dell'amore misericordioso. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per la tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Insieme. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Ed ora su tutti voi la benedizione del Signore per la mediazione della Beata Madre Speranza, perché ci aiuti a portare nel nostro cuore oggi questa presenza di Gesù, la nuova alleanza nell'amore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza apportatrice di salvezza. Amen. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Amen. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.